Buonasera. Buonasera, eccoci. Buonasera, Cristian. Siamo al 27 di dicembre, per chi non se ne fosse accorto. Il Natale l'hai passato bene? Abbastanza, sì. Tutto a posto. È volato. Maestro, buonasera. Buonasera. Buonasera a Carlo, buonasera a Thomas, buonasera a Damiano, buonasera. Buonasera. Ciao Damiano. Oggi iniziamo pochi ma buoni. Nel corso della trasmissione arriveranno, credo, spero, non lo so, altri. Arriveranno altri. Devono smaltire. Arriveranno i nostri. Devono smaltire il pranzo di Natale, poi c'è Santo Stefano, e tra poco arriva anche la Befana, insomma, ecco, credo. Sì, arriva. Arriva. Credo. Bene, detto questo, arriverà anche Anthony MDJ, che lo salutiamo. Ciao Anthony, benvenuto, perfetto. Ma soprattutto andiamo a salutare i nostri ragazzi. Ragazzi social. Buonasera. Buonasera ad Elisa e buonasera al mio amico Vasco che è tornato. Entrate pure. Ecco, stanno entrando Ricotta e il nostro Anthony MDJ. Guarda che c'è la sedia là, ti prendi la sedia, te la sposti come fosse casa tua, tranquillo. Mentre per Anthony c'è già tutta la sua attrezzatura che così in corso d'opera può... Nel frattempo possiamo anche microfonare il secondo ospite che è arrivato, ma noi andiamo a presentare il nostro primo ospite, la dottoressa Ivana Trevisani. Buonasera. Buonasera. Grazie dell'invito. Grazie a te. Allora, partiamo ovviamente con l'argomento un pochino più importante, impegnativo, diciamo, e poi andremo invece ad affrontare più quello che sarà la tematica dell'ultimo dell'anno, visto che tra 4 giorni è l'ultimo dell'anno, festeggiamenti, eccetera, eccetera. Ho voluto portare questa sera il tema dell'autostima giovanile, perché, secondo il mio punto di vista, proprio nel periodo dell'ultimo dell'anno è il problema che si sente di più. Cioè, chi non fa parte di un gruppo e chi non fa parte alla fine... cioè non è inserito all'interno della società, all'ultimo dell'anno è il periodo forse nel quale ti senti più fuori. Cioè rimanere a casa all'ultimo dell'anno credo che sia la cosa peggiore. Non so se tu sei d'accordo. Cioè peggiore perché ti senti veramente solo. Sì, se non è una scelta. Se non è una scelta. In alcuni casi è una scelta. Nel mio caso è sempre una scelta, quindi va bene. Però tanti ragazzi giovani... della loro età, diventa essere fuori dal gruppo. No, intendo per questo parlavo di scelta, perché a volte può essere una scelta contro. Ricordo che io più o meno alla sua età, un capodanno, decisi no, ma perché tutta cosa, perché si deve essere felici, brindare per forza, e mi dissi me ne sto a casa. Una tristezza, perché mi ero messa a letto presto, per cui poi mi sono svegliata con tutti i botti intorno e mi sentivo veramente appunto un'esclusa da qualcosa, vero o falso che sia, perché poi a volte ci si annoia maggiormente a stare insieme agli altri quando non sono una buona compagnia, però resta questo immaginario del tutti si stanno divertendo, tutti stanno insieme, tutti sono felici e io sono qui e sono lo sfortunato, la sfortunata del momento. Ma cos'è che l'aveva portata a questa scelta? Cos'è che lei non sopportava, non le piaceva per cui? A voi non viene mai di fare qualcosa contro così. Ah, così puramente così, anticonformista, sì, ok. Senza una motivazione perché... molto profonda, era... un modo c'era di qualcosa rivolta, che la infastidiva perché, in particolare. No, perché quindi. Sentivo un po' questa imposizione del dover essere felice, del dovermi divertire ad ogni costo. Certo. E quindi mi ero detto, vi voglio però solo avevo fatto la scelta sbagliata. Un attimo perché voglio far entrare Gian Antonio Girelli, consigliere regionale del Partito Democratico. Facciamo anche un applauso. Ciao, grazie Gian Antonio, che sei tornato. Accomodati lì, grazie. Ciao, ciao. Buonasera Antonio. Così, sì, vedete che pian piano il parterre si...
Ci riempiamo. Ci riempiamo. Torniamo, stiamo parlando delle festività e in effetti la cosa più bella, secondo me, è proprio andare contro tendenza, no? Anche perché c'è l'idea che per forza in queste date ci si debba divertire. Secondo me, se andassimo veramente a vedere quante persone si divertono in quelle serate, in quegli eventi, non so quanti, se ci fosse il test della verità, verrebbe fuori, mi sto realmente divertendo. Sì, e anche però il Natale, per esempio, che abbiamo appena vissuto, ha di fondo una tristezza allucinante, perché tante volte ci sono famiglie disunite che arriva al Natale e che diventa il presepe vivente, insomma. O persone lontane da casa per lavoro, per altri motivi, sì, anche che non possono vivere. Quello sì, no, però dico anche proprio persone che non si sopportano, che però siccome è Natale diventa si riuniscono un po' il presepe della situazione. Sì, credo che sia proprio la pressione al conformismo quella che poi produce più danno e più dolore, perché infatti la sua domanda è stata giustissima: che cosa mi aveva indotta a fare quella scelta? Appunto, l'ho motivata dicendo mi sentivo troppo pressata dal dover essere in un certo modo, dal dovermi divertire, dal dover essere felice. Però alla fine si è pentita, se ho capito bene. Ma la scelta era stata sbagliata, certo, perché poi ripensandoci, vabbè, potevo fare la scelta di restare comunque al di fuori di tutta questa bagarre con alcuni amici e amiche scelti. Certo. Ecco, però mi è servito perché mi ha fatta riflettere. Chiaro. Quindi non era lo starmene da sola nel mio letto isolata ad ascoltare i botti esterni, ma cercare qualcosa di veramente alternativamente diverso. Ecco, e questo proprio perché, tornando a loro, cioè all'essere giovani, questa pressione anche al conformismo. Anche a me, scusa, non ho capito, a loro, a tutti noi. Sì, no, maggiormente in una persona giovane che ancora è in formazione. Certo, no, beh, quindi questa pressione al conformismo e alla necessità di sentirsi uguale agli altri o non troppo diverso dagli altri è molto forte, è molto più forte. Anche perché è arrivata la mia età, posso anche permettermi di dire no, signori miei, non mi interessa, sono da sola ma non sono isolata, eventualmente rifacessi questa scelta. Ma poi la cosa più bella è proprio passare l'ultimo dell'anno, quando tutti sono ammassati in qualche locale, eccetera, eccetera, a non fare un tubo, avere i piedi sul tavolo e guardare il film. È bellissimo. Però ecco, da magari quando uno ha 16, 18, 20 anni è più difficile. Ovvio, lì diventa il problema, sì, esatto. Infatti. Lì diventa il problema perché se non hai l'invito di nessuno ti senti un emarginato. Ti senti un maramao, Giovanni. Sì, ha perfettamente ragione Francesco, mi veniva il nome. E io tendenzialmente credo che il divertimento per i giovani sia qualcosa di comunque che stimoli i ragazzi. Certo, ci deve essere. E sono nel senso, una scelta fatta quando si è giovani di stare a casa l'ultimo dell'anno non credo sia propriamente corretta. E poi vabbè, sono di parte perché io sono una persona che mi diverto molto. E questo lo sappiamo perché chi frequenta i social lo vede più in discoteca che non altrove. È vero, è vero. Sempre fuori. Cioè. Però può darsi, appunto, probabilmente questo dibattito mi sta un po' facendo riflettere sulle persone che magari non hanno una compagnia come me e si ritrovano alla fine dell'anno sole. Esatto, cioè può essere complicato entrare in una compagnia quando si è da soli. Sì, oppure possono esserci mille fattori, come può esserci il fattore di un litigio con la propria compagnia, oppure se ha la fidanzata nella compagnia e bisogna uscirci all'ultimo dell'anno, perché ci sono tantissimi fattori che vanno a toccare il divertimento e appunto credo che non sia bello comunque uscire lo stesso con la compagnia avendo con qualche persona con cui si è litigato o avuto discussione. E quindi credo che, non lo so, nel senso, sia una cosa un po' brutta per un giovane rimanere a casa. Io, come ha detto la dottoressa, preferirei appunto, al posto che starmene a casa da solo e pensare agli altri, al divertimento, inoltre sentirmi solo, preferirei sentirmi solo all'interno della mia compagnia, almeno. Ma tu sei sicuro che quando vai in discoteca alla sera
dell'ultimo dell'anno, ammassato come un carro bestiame, e ti stai divertendo veramente? Allora, io non le non sono so se vi è piaciuto sicuro. Questo concetto del carro bestiame. Sì. Vasco, sì, è piaciuta? Però devo dire che vabbè, a parte che si sa comunque che in discoteca l'ultimo dell'anno c'è il finimondo. Sì, in ogni quindi, discoteca. Nel senso, è anche una scelta personale, nel senso, io non andrò mai in discoteca l'ultimo dell'anno. Ah no? No. No, ma neanche sono in montagna andato, io. Non è tanto io vado in montagna. Mi deludete? È un po' sconsigliato. Sì, no, è sconsigliato appunto per questo. È sconsigliato appunto per questo motivo. Andare in discoteca l'ultimo dell'anno, perché c'è tantissima gente e le piste sono comunque piene, si sta con i piedi sul tavolo, piene, ma sì. Per, in piedi sul tavolo perché non c'è sì, ma perché non respiri, non perché... Vabbè, poi ci torneremo su sto concetto delle discoteche, perché poi avremo tempo e modo di parlarne. Torniamo al discorso divertimento, giovani, eccetera, perché volevo tirare in mezzo anche... la politica, perché perché insomma tu non puoi toglierti, noi a parte discutere via Facebook. Provoco ogni tanto. Ti provoco. Però ti do uno spunto così per... Vabbè, a parte questo, credo che il ruolo anche della politica sia pensare, come abbiamo fatto un'altra puntata, ai giovani di oggi e a... come dire, a costruire delle basi sociali sulle quali poi possano, come dire, avere un futuro che in questo momento è molto incerto. Ora, noi siamo a cavallo tra un anno e l'altro, quindi tra il 2015 inizia un 2016, secondo te, non perché in questo momento il tuo partito è al governo, ma secondo te come politico apartitico, diciamo, credi che il 2016 sarà un anno in cui i giovani inizieranno ad avere un pochino più di, ad essere più protagonisti, a lavorare e ad esserci più lavoro, ad essere un anno migliore di quello che ci lasciamo alle spalle? Ho fatto un giro pindarico che non sapevo neanche io da dove sono partito e dove sono arrivato, però alla fine sono arrivato. Infatti io mi ero preparato a parlare di discoteca, tutte queste cose, a dirti guarda Christian che in discoteca l'ultimo dell'anno ci vogliono solo i 40-50enni che vogliono avere 20 anni, perché quelli di 20 anni andiamo fanno te, infatti. Altrove, infatti, è quello il tema, no, al di là di tutto. E secondo perché me c'è raffreddore. Dobbiamo Thomas. Essere ottimisti sempre. Nel senso che bisogna sempre guardare con fiducia al futuro e cercare di fare quello che si può, perché la fiducia si trasformi anche in atti concreti. Qualche segnale di cambiamento e di ripresa, ma non dettate da chi governa o non governa in generale, perché poi l'economia ha condizionamenti molto oltre. Più grandi di quanto pensiamo noi, credo che ci siano. Quello che forse manca da noi, bisogna fare di più e investire in maniera convinta sui giovani, sulla loro formazione, senza però avere a volte il tentativo di andare a pensare per loro, come si devono divertire, cosa devono fare, cosa si devono formarsi, quali sono le loro aspirazioni, quasi che ci siano già delle caselle in cui andare ad inserirli. Io penso che la prima cosa da fare è metterli in condizioni di disegnare il futuro, perché spetta loro capire anche come plasmarlo, come indirizzarlo. Tra l'altro, il compito è dargli proprio questa opportunità, premiando due cose secondo me, il merito e l'impegno, e mettendo però tutti nelle stesse condizioni di potercela fare indipendentemente dalla condizione sociale e economica in cui si trovano. Credo che sia una delle priorità che dobbiamo proprio darci. Questo vuol dire rivedere un po' il mondo della scuola, rivedere il mondo del lavoro, ma rivedere anche i rapporti, se si vuole, intergenerazionali. Ecco, investire sui giovani, io penso che sono due categorie che vanno sempre difese. I giovani per la loro natura guardano il futuro. E gli anziani. E gli anziani perché rappresentano la nostra radice. E soprattutto l'età più vicina a noi. Quando si perde insomma. Di vista questi due valori, si vedono gli anziani come un problema, un fastidio, una spesa, no? Come se fosse una spesa aver cura delle persone che hanno una certa età. O i giovani, come secondo che dicevo prima, volere tutti i costi andare a indirizzare, si sbaglia. Perciò credo che sia soprattutto l'auspicio questo. E giovani magari di rifarsi sentire anche un po' di più, impegnarsi un po' di più e indignarsi giovani, un po' di più, protestare un po' di più. Anche perché lei prima ha citato la scuola, no? E la scuola è proprio uno dei punti di partenza, collegandosi un attimo all'autostima di prima, dove si forma l'autostima dei giovani, i rapporti
cioè, fin da bambini, fin dalle elementari comunque. È vero, verissimo, è fondamentale questa cosa. Bene. Rispetto all'impegno, prima pensavo che cioè, il divertimento è avere piacere, provare piacere. Ci sono giovani, e sono molti, più di quanti si creda, che l'ultimo dell'anno fanno servizio negli ospedali, nelle case di riposo, nelle mense della Caritas, piuttosto che dei poveri. Io un anno feci l'ultimo dell'anno in Casa Verdi, che è una casa di riposo, con una giovanissima, un collega che lì lavorava e una giovanissima volontaria. Queste persone anziane erano, devo dire, molto felici che ci fossimo noi, ma ancor più che ci fosse questa ragazza, e lo esplicitarono. Sono tutti artisti del mondo dell'arte, quelli che sono ospiti di Casa Verdi, che è una casa di riposo per anziani, appunto, no? Per chi non lo sapesse, a Milano. E manifestarono il loro compiacimento per il fatto che una ragazza così giovane, così carina, che è venuta qui con noi l'ultimo dell'anno, che bello. Ecco, noi abbiamo ecco, una per lei è qui stato un esempio di grandissima di grandissima costruzione dell'autostima, perché lei era lì da sola, non in solitudine, e veniva apprezzata per quello che era, per quello che era lei lì in quel momento, per il fatto di esserci e di essere così com'era. Ecco, Elisa, come diceva giustamente Francesco, Thomas, vai a prendere Elisa che vedi qualcosa di bello almeno. Ecco, che caspita. È un ragazzo timido, capito? Quindi non s'azzarda a girare la telecamera perché dice vorrei mai, ma tanto è distante 2 chilometri, è più pericoloso Vasco che qua vicino. Se non fosse che è innocuo, quindi a posto. sai che ti voglio bene, lo sai, come un figlio. Sì, è vero, adesso, io faccio parte dell'associazione dei City Angel, che c'è anche a Milano, e c'è anche a Brescia e in tante altre province, per fortuna. E noi, io mi ricordo che qualche anno fa, alla vigilia del Natale, abbiamo fatto la festa in stazione dove hanno partecipato moltissimi utenti senza tetto, e eravamo in tanti, tutta l'associazione di Brescia si è riunita quella sera, e è stata una festa bellissima, davamo tè caldo, panettone, musica, ballavamo, coinvolgevamo i ragazzi. Forse era lì che c'era proprio il senso del Natale, cioè sì, è stato, no, stare a casa come sta lui. È stata un'esperienza bellissima. Tanto ti sente, sono 3 microfoni. Non approfittarne. No, però a parte gli scherzi, cioè il senso, se vogliamo, del Natale è proprio questo, forse più che stare a rimpinzarsi come facciamo tutti. Per tutto il giorno fino ad arrivare allo sfinimento. Sì, però siccome Cristian non bisogna cadere né nella esagerazione in un senso né nell'altro. Esatto. In fondo il Natale è normale che ci si ritrovi un po' di più, poi perché ci sono le vacanze scolastiche, ci sono le ferie per chi lavora, c'è un momento di stacco e quant'altro. L'importante secondo me è non farlo diventare la festa del buonismo. Forse del riscoprire un po' di bontà, sì. Che però poi si traduce, cioè, serve tutto l'anno, non è che serve solo in quel giorno. Però guarda che quello che diceva la signora e che testimoniava appunto lei è verissimo, perché noi a volte, io credo, ne ho l'impressione che si ha un'idea del mondo giovanile che non corrisponde per nulla alla verità. Io sono convintissimo che i giovani sono 10.000 volte meglio di quanto nell'immaginario a volte ci sia. Non solo nell'immaginario, ci sono anche certi esponenti politici che ne hanno dato e ne hanno fatto una ci ricordiamo i famosi bamboccioni, piuttosto che altri termini, che sono comunque entrati molto... Ma sai che quello non era il peggiore? Perché il termine bamboccione, che poi quella volta lì è stato letto in un certo modo, in realtà secondo me era uno stimolo. Però è stato usato invece poi a livello di mass media. Come sempre viene declinato. Molte volte c'è un uso strumentale dei giovani, invece in politica terribile, dove gli si dà l'idea di due cose che secondo me sono sbagliatissime. Uno, che la politica sia una scorciatoia nella vita. Invece, io quello che mi permetto di dire, a chi ha passione e voglia di dedicarsi alla politica, prima datevi una dimensione umana e professionale, che è la vostra garanzia di libertà. Certo. Poi, o meglio, la vita è fatta di 3 priorità, secondo me, gli affetti, il lavoro e le passioni. La politica è una grande passione, che va fatta con grande professionalità, ma non farla diventare la professione, con grande, quindi con non libertà fare, e anche momentanea come esperienza, non...
Quindi i giovani dicono vanno usati in quel senso lì, non indirizzati in un'idea distorta della politica, nello stesso tempo metterli in condizioni di dare il loro contributo. Che vabbè, la prima specializzazione, almeno nei miei tempi, era la colla, perché la prima cosa che sapevi fare era la colla dei manifesti, che non si staccassero quando piovesse. Sì, sì, in quel senso lì. Ecco, però al di là di delle battute, che poi l'apporto di idee. Faccio un esempio, la riforma della scuola. Si è preoccupato qualcuno di ascoltare veramente cosa pensavano i giovani delle riforme? Anche della perché scuola. Nel frattempo. Io ho avuto impressione di no. Nel frattempo la scuola è cambiata, così come il problema, secondo me, della politica di oggi è avere dei politicanti che non hanno mai lavorato, quindi che non sanno che cos'è il mondo del lavoro. Sveglia. La mattina. La sveglia e tante suona, altre cose. Quindi. La scuola, così come gli studenti di oggi, hanno problematiche diverse da quelle di ieri. Sì, ma hanno anche, anche conoscenze diverse. Io a volte, ti confesso, ti trovi, perché un po' ce li invito a partecipare ai convegni più strani, no? Dove ti mettono gli argomenti. Come qua, cerco di dire, di questo, no, vabbè, qua è libero, ma a volte è molto specifici. Dico, vabbè, le cose che so vengono a raccontarle, quelle che non so perché chiamate me. E tante volte è la netta impressione che ti trovi davanti una platea di giovani. Tu dici, ma questi qua probabilmente ne sanno 10 volte più di me. Nel dettaglio, e forse bisognerebbe che ti invertire. Mettono anche in difficoltà, no, ma bisognerebbe semplicemente invertire i ruoli, dove aspetta che mi siedo io, ti ascolto e me ne vengo via arricchito, molto semplicemente, e non credo sia scandaloso, anzi. Io vedo un'esperienza regionale che per, vabbè, occupandomi soprattutto di tema, come tu sai, di corruzione e mafia, incontro un sacco di scolaresche. Certo, anche per fare divulgazione. Abbastanza per... settimanalmente ti trovi. E trovo soprattutto una profondità, una conoscenza, una voglia, un entusiasmo che aiuta molto. Ed arricchisce. E così come arricchisce quello che fa la dottoressa Trevisani, perché lei in realtà è una psicoterapeuta, ma è una psicoterapeuta che non si ferma allo studio, cioè lo studio inteso come ambulatorio. Tu hai fatto, credo, dei anni, dei Natali sicuri, quando c'è stato il terremoto all'Aquila, dove hai portato un tuo supporto importante. Forse lì anche c'è... Anche in Ruanda. Anche in Ruanda. Dove lì era ancora più pesante. Quindi, bene o male, forse quando si va alla ricerca della vera felicità, forse fare qualcosa che piace veramente, come diceva prima Gian Antonio, è quello che poi è il vero, tra virgolette, il Natale, la vera festa, il vero piacere, più che stare per forza con gente che possono essere parenti e non ti fa star bene. Sì, infatti quando prima parlava della sua esperienza Elisa. Credo che le abbia dato piacere, le abbiano dato piacere quei momenti vissuti in condivisione ed anche con la sensazione appunto di essere qualcuno, non in termini di riflettoria, ma qualcuno per qualcun altro, cioè esserci e il fatto di esserci essere importante. Io ricordavo il Natale in cui ero in Ruanda e la dimensione della condivisione era stata molto forte, quindi quando non c'è l'eccesso, appunto, vuoi del cibo, vuoi del buonismo e quant'altro, si arriva veramente al fondo, al cuore c'è delle cose e dello stare insieme. La condivisione e nella condivisione sentire di dare qualcosa di sé ci consente di ricevere, assolutamente, inevitabilmente. Sì. Se concordi. Sì, sì, no, assolutamente, sono concorde al 100% con quello che ha detto la dottoressa. Cioè, nel senso, io ero consapevole, noi eravamo consapevoli che questi ragazzi, queste ragazze non avrebbero festeggiato altrimenti, nel senso che noi eravamo lì per loro e eravamo felici di festeggiare la vigilia del Natale con loro. E il giorno dopo sicuramente loro non sarebbero andate dai loro familiari come avremmo fatto noi, ecco. E nel senso, poi quando mi ricordo quando sono andata a casa e ci ho pensato e come faccio spesso anche tutti i giovedì quando vado a fare servizio,
il pensiero di dove sono io in questo momento, nel letto caldo con comunque le persone che mi vogliono bene e dove invece sono queste altre persone, fa riflettere molto. È un messaggio importante. Eh sì, è molto importante. Giovanni, commenta. Anch'io la penso come Elisa. Anche tu hai fatto forme di volontariato, o sbaglio? Sì, sì, sì. All'Art? No, quello è next. Assolutamente. Quello tu. Quello io. Allora, io ho fatto volontariato in ospedale. Io fuori. In chirurgia pediatrica. L'ho fatto per 2 anni, durante la terza. No, scusa, perché io stavo scherzando in realtà, quindi... Sì, no, ritorno serio, dov'è che l'hai fatto, scusa? In chirurgia pediatrica civile di Brescia, e è stata un'esperienza bellissima, perché comunque, diciamo che più che servire alla gente, serve alla persona, sì, al diretto interessato. Sì, questo credo che sia una base importante. È una cosa molto importante, comunque si vedono bambini malati che nelle fasce dagli 0 ai 14 anni, che hanno un supporto da queste persone che vanno ad aiutarli, oltre ovviamente alle insegnanti che ci sono lì, perché comunque nel reparto dell'ospedale ci sono delle insegnanti che sono supportate da questi ragazzi che fanno volontariato 1, 2, 3 volte a settimana, spendono magari 3-4 orette a... Per i più grandi magari ad aiutarli nei compiti, mentre per i più piccolini magari anche giocare, non so, farli distrarre, comunque, insomma, certo. È stato molto bello. Poi vabbè, si vedono casi magari un po' più gravi, dove a me è capitato un ragazzo della mia stessa età, aveva 2 mesi meno di me, me lo sono trovato davanti ed era un ragazzo malato di cancro, e quando io che avevo la sua stessa età non mi sono riconosciuto, comunque... Ho detto, cavoli, se fossi nella sua stessa situazione sarebbe una cosa brutta. E lì mi sono un po' sensibilizzato, anche perché all'esterno noi magari attuiamo, si dice, dei comportamenti che magari denigrano gli anziani, denigrano i ragazzettini, però non si pensa mai alla gente che c'è in ospedale. E lì è... Forse proprio nel periodo delle feste è un qualcosa che si sente ancora di più. Sì, quello è vero, anche perché verso Natale magari vedi un bambino che ha voglia di aprire i doni, però ci sono altre forme di volontariato come, non so, il clown, che portano regali negli ospedali per queste... E allegria soprattutto. Cosa? E allegria soprattutto. E allegria anche, perché si canta, si balla. A gennaio mi sembra che li avremo... c'è la dottoressa che non mi ricordo come si chiama... Che fanno la clown terapia. La clown terapia, bravissimo. Esatto. È una bella cosa, anche perché si sta vicino a delle persone che purtroppo, se come può essere per 10 giorni, può essere anche per 3 mesi, non possono uscire dall'ospedale. Però certo. C'è una cosa da dire collegata, forse l'avrai notata anche tu, quanto hai fatto di volontariato? 2 anni. 2 anni, quindi un po' di tempo. Collegato al discorso dell'autostima, queste persone che affrontano... sono costrette ad affrontare questi percorsi molto dolorosi di malattia, escono poi e crescono molto più forti e con molta più autostima, sì, perché è vero, però hanno affrontato, devo dire, che qualcosa è una cosa di forte fuori, comunque. Esterna all'ospedale, che sì, viene più fuori, tardi, dopo, perché certo. Io sono stato trasferito da chirurgia pediatrica 1 solo mese in neuropsichiatria infantile, e lì veramente vedi ragazzi che... Soffrono in quel momento. Soffrono nel stare nell'ospedale. Io ricordo una ragazza, non posso dire il nome. Certo. E comunque questa ragazza qua, quando magari non puoi farti sfuggire niente, perché se ti sfugge che tu mangi la pizza la domenica sera con la famiglia, lei va subito a toccare il tasto dolente dicendoti io non posso mangiarla. Sì, sì. Oppure come ti fanno delle domande veramente esplicite, ti dicono, e dirette, ti dicono come va là fuori. E tu rimani veramente... In imbarazzo, perché tu non... E io, cioè, nel senso, all'inizio magari mi trovavo ad arrossire addirittura davanti alla persona, quando invece dopo un mesetto, appunto, ho chiesto il ritrasferimento a chirurgia pediatrica, perché era molto difficile la situazione,
E dopo un mesetto appunto stavo dicendo che si ritorna magari, cioè si impara a, a dire ma sì, guarda che è fuori, guarda che, nel senso, guarda che finite queste cure ne va solo meglio per te. E ci torni anche tu fuori e torni anche alla tua vita. Non passerai tutta la tua vita negli ospedali, assolutamente. E infatti, vabbè, io due o tre ragazze che ho visto in, in questi ambienti poco piacevoli, poi li ho ritrovate fuori in discoteca ed è stato comunque un, una gioia anche, una gioia vedere anche per me, anche quel ragazzo che dicevo prima malato, sì? Di cancro, ho scoperto che è guarito. Quindi... ecco, queste quindi sono quello che diceva Gian Antonio, no? quella parte dei giovani che, della quale non si parla. Cioè, i giovani che fanno volontariato, rischiamo di parlare solo dei punti di criticità, ci dimentichiamo di tutto il resto. Però dicevano una cosa molto bella secondo me, perché il vivere è anche l'esperienza della sofferenza vera, tende molto a ricondurre a volte tanti dei problemi che ci facciamo alla giusta dimensione, e noi a volte chiamiamo problemi insormontabili delle cose che sono, per carità, non poco importanti, tutte sono importanti, però veramente marginali rispetto a dei drammi veri che sono ben altra cosa. Ma sì, rispetto alla tua domanda, mi fa piacere che stia emergendo questo questa sera qui, perché purtroppo l'informazione, il sistema informazione così come è strutturato, tende ad enfatizzare e a dare conto soltanto del negativo, o perlomeno in modo preponderante del negativo, mentre invece, cioè ne abbiamo già sentito uno, due, ce ne sono moltissimi più casi, di questi, certo, ragazzi, certo. Molti più, no, ma di quelli che invece... Interrompendola, io ce l'ho fatto, sì, con un progetto scolastico e realmente c'era la coda per entrare in questi posti. Che alla fine i reparti erano due, neuropsichiatria infantile e, sì, chirurgia pediatrica. Però veramente io per entrare, veramente il giorno che hanno aperto le iscrizioni, correre, perché è il terzo anno, quando ero in quinta non l'ho potuto fare perché non ero già fuori. Sì, io lo dico per confermare, non mi interessa dire che l'ho fatto, però per confermare quello che lei sta dicendo. Io ho fatto un anno in, non lo volevo dire perché abbiamo già due ragazzi che l'hanno fatto. E invece no, diciamo. Però dato diciamo, che lei sta, no, ho fatto un anno in pediatria est, che sarebbe oncologia dove i bambini hanno i tumori, e per quello che sapevo di cosa stava parlando Giovanni, insomma. Vedi? Difficile anche quella comunque. Beh, è il reparto. Questa esattamente è... sotto a pediatria. Sì, due reparti difficili comunque. Pediatrica e appunto... sono gli malati che magari quando vengono operati vengono trasferiti di sopra e dopo riscendono per terminare il ciclo di chemioterapia. Certo. Sì, quindi ecco, direi che andrebbero maggiormente utilizzati i titoloni, non soltanto il titolone per il ragazzo che si è schiantato ubriaco a mezzanotte o alle due di notte, ma anche ai ragazzi messaggi che positivi. Vanno a fare volontariato appunto in queste situazioni di difficoltà, o tra le persone in carcere, anche quando ha detto là fuori come va, anche in carcere ho potuto verificare che c'è molto volontariato giovanile, quindi andrebbero veramente molto più titolate queste esperienze, ma non per cioè non ti devi sottrarre, no, e, ma io, e come dire ho un ruolo qui, giocare allora preferivo in, lasciare no, capisco a loro la tua umiltà, lo però spazio. Non perché, non tanto per glorificarsi, ma perché serve agli altri e serve per rompere un muro di diffidenza nei confronti dei giovani che c'è il rischio possa anche alzarsi. Perché la nostra società va avanti gran parte per le associazioni che riescono a sopperire laddove lo Stato non riesce più ad arrivare o non c'è mai arrivato, e soprattutto siamo un paese che invecchia sempre di più, quindi il fatto che questi giovani siano dei giovani che in realtà si interessano di sociale credo che sia un messaggio importante da trasmettere, e perché no, proprio alla fine dell'anno ancora di più, insomma. Sì. Puoi raccontare il bene, fa fare il bene, scomoda. È vero. L'esperienza, e soprattutto i giovani che parlano, sì, ai giovani, sono di uno stimolo incredibile. Ma lanciare messaggi positivi crea spesso. Sì. Guarda, io, sì, Elisa è qui con noi stasera perché proprio perché l'anno scorso ha scritto uno stato su Facebook riferito a quell'esperienza. Io l'ho letto, me ne sono ricordato quest'anno. Quindi è vero, c'è, sì, qualcosa di buono, di positivo in questo. Vedi cosa che uso? Fa anche tu, Cristian, l'uso di Facebook in questo modo, no? sai che io sono polemico di mio, quindi sennò non farei questo lavoro. Faresti giornalista. Sì, ma dai, tu fai il politico. Scherzo, politico. Io mi dedico anche un po' alla politica. Ti dedichi anche alla politica.
Tu hai parlato di politica, io ti rispondo. No, vabbè, ma rispondo a tutti in realtà. Faccio come fa il sindaco che commenta qua e là e dico la mia. Fai benissimo. Faccio le benedizioni anche così su Facebook. Il bello dei social network è confrontarsi. Quando non ci sono offese, non c'è, cioè è bello proprio del confronto come stiamo facendo anche qua. Poi sì, anche se il rapporto diretto è di gran lunga migliore. È ovvio. A volte io cambierei quel termine amici di Facebook. Direi, boh, non so, ne troverei uno un po' meno impegnativo dal punto di vista emozionale, però perché anche non lo è. Secondo me, tante volte i social network aiutano a sentirsi meno soli. Perché da questo, sì, in certi momenti, anche scambiare due. A volte hai l'impressione che però dietro la tastiera uno tira fuori su certi argomenti anche il peggio, mentre manca la intermediazione, vedere negli occhi la persona che hai di fronte. Penso che certi termini, certi anche argomenti, anche offese pesantissime che vengono usate, se le persone si trovassero di fronte, ma non ti verrebbero nemmeno in mente. Certo, non avrebbero tutto sto coraggio. Anche perché dietro allo schermo computer o del PC ti senti un leone. Come quando succede qualcosa in casa, smoccoli perché dici, ma porca miseria, ma poi pensi di essere da solo, ma non sei già da solo. Cambia parte da persona a persona, cambia da persona a persona tramite telefono, cambia da persona a persona a seconda che sia un familiare o no, e cambia anche da persona a persona tramite computer e tutti i mezzi. Anche perché, come diceva Christian, appunto, magari dietro al computer ci sentiamo dei leoni, davanti teniamo la cuina sì, tra ma chi le si gambe. Sente leone è chi leone non lo è, perché se tu sei sicuro di te, sei rispettoso degli altri, anche sui social network non ti spingi a fare offese. Sì, appunto, come ho detto prima, varia da persona a persona, anche esatto. Perché uno può essere leone dietro un computer e quando lo trovi per strada è comunque leone, ecco, esatto. E può esserci quel leone che dietro il computer che poi diventa dopo un topolino. Esatto. Sì. Cioè. Però c'è non anche l'ho detto, coglione. No, è pecora, no. Sì, leone e pecore. Rispetto invece a quello che diceva Christian del ci si sente meno soli, attenzione perché è insidioso questo, perché potrebbe indurre nella persona una sorta di chiusura autistica, tra virgolette, per cui io ho 50 amici, ma quali amici appunto? Cioè, non l'hai mai visto in faccia, non ti sei mai relazionato, cioè, quindi c'è questo rischio. Ho tanti amici, in realtà non ho nessuno, perché esatto. È un confronto, oppure sì, questo sì. Cioè, è giusto dire ti senti infatti, meno solo, ma è un'illusione quasi, infatti perché quello tu ti senti, ma non è che sì, certo. Diciamo che puoi avere un confronto, però c'è da sì, ma poi le giuste distanze. Serve il passaggio, come lui ha fatto, di contattare l'altra persona. Certo. Cioè, adesso sa chi è, si conoscono. Poi non è che sono abbia contattato il Gobbo di Notre Dame. Cioè, ha anche contattato. Parliamo di te, Elisa. Una bellissima ragazza. Cioè, per dire. No, perché è vabbè, passato. Tutto fa brodo, si dice. No. Ho ragione o no? Sì, sì. Oh. Vasco? Sì. Ah, sì. Questo no. Siamo The Gap, buonasera, grazie per essere tornato, grazie. No, però io cambierei posto forse in te, in un'altra postazione. No, lui sta qua apposta. È la tua vita. Passami il microfono, anzi, sì, che guarda, attenzione che subito. Mi ci alziamo. Di pure la tua. Cioè, riguarda adesso dello spostarmi? No, sull'argomento, non sullo spostarti. Sullo spostarti stai lì fino al 30 giugno e non ti muovi. Beh, allora, adesso abbiamo parlato un po' di tutto, cioè sì. Abbiamo iniziato con la discoteca, poi abbiamo parlato un po' sì, di... Sì, no, non ti ho chiesto riassunto. Sì, no. Dì pure la tua opinione su quello che vuoi, insomma. Allora, una cosa che non piace a me è che si parla, come avete detto voi, si parla sempre del male. E non si viene mai a parlare, di ciò che le persone fanno realmente, perché sembra quasi non di moda, perché ormai si sente sempre parlare di rapine, omicidi. Quindi la cronaca nera fa più scalpo. Cioè, sì. Tra l'altro mi viene in mente che io anni fa avrei dovuto fare un TG al positivo, solo notizie positive. È stato impossibile, a parte è stato impossibile per altri motivi, però è stato impossibile farlo anche perché le notizie positive sono difficili da trovare. Appunto. Ma non perché non esistano. Ma perché è chiaro che se dici che tutto va bene, non ti calcola nessuno. Se si parla di un omicidio, guardiamo il successo che avevano fatto certe trasmissioni come Quarto Grado, Quinta Colonna, Sesto Piano, lì che cavolo è. Pure i plastici di Vespa. Esatto.
C'è la tosse anche tu? Sì. Sembra di stare in un lazzaretto. Quindi i giovani di oggi, però sono d'accordo con te, vedi che sono d'accordo una volta. Sì, sì, va bene, una volta. Sono emozionato anch'io. Anche sembra quasi che lo facciano, così più tu senti parlare in negativo e più tu ti senti meglio con te stesso, secondo me, perché senti sempre parlare di rapine, di omicidi, di tutto. Quindi tu ti senti anche bene con te stesso e dici no, io non sono così, io non sono cos'ha. Invece quando senti parlare un po' del bene, c'è sempre qualcuno in più di te, meglio di te, è un po'... Quanti anni hai, Vasco? 20. 20. 20. 19. Adesso devo fare i 21. 23. 23. Stiamo parlando tutto di ragazzi molto giovani. Quindi alla fine nel nostro piccolo stiamo... Cioè si scopre come ci sia... Che questi ragazzi siano molto più intelligenti di quanto, torniamo al discorso di prima, non si vogliano far vedere. E c'è anche una sensibilità molto più alta di quanto. E quindi torniamo al discorso iniziale, cioè l'autostima, perché credo che questa sia una società dove se le debolezze sono difficilmente accettate dalla nostra società lavorativa e quindi questa difficoltà molto spesso nel raffrontarsi l'uno con l'altro, perché si è in eterna competizione, perché questo vorrebbe la società nella quale viviamo, credo che possa creare molte problematiche di autostima. Anche perché paradossalmente, specialmente nell'età da bambini ragazzini, chi è più intelligente viene un po' preso in giro, chi invece un po' meno, poverino, fa o il bullo o lo sbruffone, esatto. Mobbing e quant'altro. E quindi questo era un po' il mio pensiero di base, cioè soprattutto nella società che viviamo oggi. Ma infatti anche il presentare sempre il negativo non contribuisce certamente ad una crescita dell'autostima. A me è capitato spesso di sentire ragazzi che dicevano ma basta, ma non ne possiamo più, ma perché parlano di noi sempre in questo modo? Quindi ecco perché è importante portare le esperienze positive, il vissuto positivo, la positività che c'è in ciascuno, perché se no, cioè, l'autostima è vero, nasce da sé, ma si consolida anche dai messaggi che ricevo dall'esterno. E se i messaggi sono sempre negativi e vengo ficcato in una categoria predeterminata con una sfumatura negativo, diventa molto più difficile lo strutturarsi dell'autostima. Prima di poter dimostrare chi sei, esatto, cosa vali. Esatto. Qualcuno di voi vuole intervenire? Ci abbiamo Riccardo lì dietro. Che facciamolo intervenire, facciamo. Alzati anche tutto il tuo splendore. Oh, ma allora, che sarà mai? Io penso che comunque, cioè già alle medie ho avuto un mio compagno che è morto di tumore al cervello e quindi è stata un'esperienza abbastanza commovente comunque. E da lì capisci che la vita va presa sempre in positivo. Mi piace questa. Non mi piace niente. Ha detto una cosa. Ha detto, no, infatti dico. Detto tutto. L'hai detto in tre parole, ma sono tre parole molto dirette, nel senso la malattia, cioè ci fa capire che non siamo comunque eterni, quindi se per prendere la vita con positività ci aiuta anche a vivere. Poi non è sempre così, perché non sempre si riesce a prendere la vita con filosofia, detto da uno che si incavolano i due per tre. Però insomma fa parte anche questo, insomma. Bene, Thomas vuol dire qualcosa? No? Damiano vuol dire qualcosa? No. Oh. Maestro vuol dire qualcosa? Dice no. No, dice di no. Bene. Allora, io ringrazio i miei ospiti, quindi la dottoressa Ivana Trevisani, Gian Antonio Girelli. Grazie a voi. Se volete rimanere con noi, rimanete. So che avete degli impegni, quindi probabilmente non rimanete. Tu vuoi rimanere? Vuoi andare? No, io rimango. No, sto scherzando. Ci quindi grazie a voi per aver fatto finalmente questo bagno di positività. Grazie a voi per essere stati con noi, grazie. Andiamo in pubblicità e poi cambiamo decisamente argomento tra poco. Sì.
Grandi saldi di fine stagione alla Metal Mark nel nuovissimo reparto abbigliamento e calzature uomo, donna e bambino. Tutta scontata dal 40 al 70%. Giacca Vento, disponibile in vari colori a 29,90. Camicia in jeans Carrera a 19,90. Parka al fantastico prezzo di 29,90. Giacca invernale, offertissima, 16,90. Pantalone donna elasticizzato, 9,90. Gonna Crizia per bambina, 14,90. Felpa Bimbo Paw Patrol, 13,90. Completo bambina o bambino a 13,90. Felpa Nike donna, 29,90. Nike Downshifter, 34,90. Lally Kelly California, 34,90. Blundstone uomo e donna, 119 euro. Scarpa Frau, 49,90. IG & Co, 44,90. Nero Giardini, 59,90. Borse e valigeria a prezzi mai visti. Metal Mark e Orzi Nuovi Brescia in via Adua 36, aperto tutti i giorni. La tua poltrona è Global Relax. È arrivata una nuova poltrona che ti coccola, ti massaggia e ti regala il vero relax. È la nuova poltrona Global Relax, l'unica interamente fatta in Italia. Global Relax è l'unica che ti dà tutto a soli 590 euro. La riconosci? Perché ha la meccanica colorata. Perché la qualità si distingue. La poltrona Pocket, totalmente sfoderabile e pieghevole per trasportarla ovunque. La poltrona 120, Long System, versione letto. La poltrona 102 con gli appoggiatesta laterali. La poltrona Day con il sistema massaggio per il vostro benessere. Visita il nostro sito e vieni a provarla negli showroom Global Relax. La tua poltrona è Global Relax. Se volete sostituire la vostra vecchia vasca da bagno con un box doccia, c'è un'unica soluzione. Doccia Doccia. Scoprirete che si risparmia acqua, scoprirete che avrete più spazio, scoprirete che è molto più sicura rispetto alla vasca da bagno. Chiamate ora, avrete così tanti articoli e materiali tra cui scegliere: Memory Shower, Rocha Line, Palladiana, Mosaico, Duratex e le cabine multifunzione. Sono prodotti innovativi, di design, dai bellissimi colori, realizzati con i migliori materiali. Le creazioni Doccia Doccia sono 100% made in Italy. Dalla progettazione alla realizzazione, dalla scelta dei materiali alle consolidate tecniche di installazione. Inoltre i prodotti Doccia Doccia sono garantiti 10 anni, perché la nostra è una qualità che dura nel tempo. I prodotti Doccia Doccia vengono installati a casa vostra dalla nostra squadra di tecnici. In meno di 8 ore potrete usufruire della detrazione fiscale del 50% e Doccia Doccia vi fa un ulteriore sconto del 20%. Se vorrete potrete pagare il tutto con piccole rate a partire da 29 euro al mese. Chiamate subito Doccia Doccia e in questo momento non perdete questa promozione veramente eccezionale. Doccia Doccia, cambia il tuo bagno, migliora la vostra vita. Doccia Doccia è la migliore e la tua vita migliorerà. Alla Valle dei Fiori, grandi offerte autunnali. Sconto del 30% su aceri giapponesi. 4 vasi di ciclamino a soli 10 euro. Ed Erika, compri 3, paghi 2. Vi aspettiamo a Mantova, in via Parma 28. La tua poltrona. Vogliamo prenderci una pausa insieme per il nostro benessere, il nostro relax? Ma certo, lo facciamo con Global Relax, l'azienda da 25 anni leader nella produzione e vendita delle poltrone massaggianti. Un prodotto di grandissima qualità perché totalmente realizzato in Italia. Oggi vi presentiamo questi tre modelli, il modello Beautiful, il modello Dynasty e il modello Vivere. Queste poltrone Global Relax sono nomi che voi avete già sentito in tante altre occasioni, ma le proponiamo perché sono state rinnovate e, se possibile, ancora di più migliorate. E attenzione, le sorprese non finiscono qui, perché oggi Global Relax ha deciso di farti un'incredibile offerta. Se acquisti la favolosa poltrona Beautiful, la poltrona Dynasty o la poltrona Vivere, riceverai compreso nel prezzo un divano. Sì, hai capito bene! Un pratico, comodo, spazioso ed elegante divano che ha la possibilità di diventare anche divano letto, da abbinare alla tua nuova poltrona.
Ma attenzione, non stiamo parlando di un divano qualsiasi, ma di un prodotto Global Relax, garantito 10 anni e interamente realizzato in Italia. Pratico, solido, elegante, disponibile in moltissimi tessuti e colori e rifinito accuratamente dagli artigiani Global Relax. E in più ricordati che è disponibile anche nella versione divano letto. Ecco perché devi chiamare immediatamente e approfittare di questa esclusiva offerta. La poltrona Global Relax Beautiful Dynasty o Vivere e un fantastico divano compreso nel prezzo. Ma affrettati, perché l'offerta è limitata nel tempo. Chiama ora! Scegliete il Made in Italy, scegliete Global Relax. La tua poltrona è Global Relax. Eccoci! Stupendi tutti, siamo tornati in diretta. Mettiamo Claudia Capuzzi che è tornata a trovarci, ti metto in mezzo. Buongiornata Claudia. Così mi piaci. Mi hai detto di fare il pubblico per 50 persone. Ora... Sì, bravo, bravo. Dai, va bene, è giusto. Bravo. Vedi, è inutile avere tanta gente che crea confusione. Basta uno che applaude per 50, abbiamo risolto il problema. Vuoi venire anche qua anche te? Prego, vieni. Stupendi tutti. Siamo all'ultimo dell'anno, hai festeggiato bene Natale? Sì, tutto bene, grazie. Hai mangiato bene? Sì. Perfetto, poco perfetto. Ma bene. Poco ma bene. Devo stare leggeri. Eh sì, esatto. Sono... Metti il microfono bene vicino alla bocca. Se no. Non volevo urlare, sai, magari. No, ho capito, però. Da fastidio. No, ho capito, però da dar fastidio a non sentirti, capisci che è un'altra cosa. Giusto o no? È giusto, ma anche sul fatto. Gelatin. Anche sul fatto di non mangiare, perché dopo bisogna andare a fare attività fisica. Ah sì? Eh sì, durante gennaio vedi tutti per correre per strada. Però guarda che all'ultimo degli anni. Vero? No, adesso non vorrei dirvi che chi non... Io mangio tanto, quindi a gennaio sarò a fare palestra. Io non ho idea di che ore siano in questo momento. Però si dice... che ore sono, ma sono indicativamente. Sono le... quasi 10.35. 9.20 circa. 9.20 circa. 10.20. 10.20. Vabbè. Saranno le 10.20. Saranno le 10.20. Vabbè, comunque, chi non... Ve lo dico lo stesso adesso. Chi non tromba l'ultimo dell'anno, non tromba tutto l'anno! A posto! Mi aspetto il 2016, quindi... A posto, l'ho detto, tu siediti, tu canta. Tu che ci canti. Cosa canti di bello? Canto Notturno di Mia Martini. Notturno di Mia Martini. Musica, allora. Dai! Batti bene, due manone qua che... Porca miseria. Tempo domani per tutte queste idee, per chi parte o rimane seguendo le maree. Io adesso ho bisogno di bagnarmi il viso nell'umido autunno che scende all'improvviso. C'è tempo domani per la velocità di questa esistenza che sogni più non ha da solo. Vorrei solamente credere un istante in un treno notturno che scavalchi blu di questa mia notte irraggiungibile che porti pensieri invisibile. Esatto.
tu. Grazie. Grazie. Brava, brava, brava. C'è il sole? Sono gli occhiali di Vasco che praticamente ti proteggono dal sole, non tanto per le lenti, ma perché sono sporchi. Poi grazie, così proprio. Almeno fa finta che siamo puliti, no? No, infatti, anche non si vede un tubo. Ciao, cara. Brava, sempre grazie. Brava. Rimani con noi, siediti lì. Eccoci. E adesso... Abbiamo un ringraziamento da fare. Abbiamo un ringraziamento da fare, me l'ho già dimenticato. Chi dobbiamo ringraziare, ragazzi? Lo devo dire io. Voi fatelo vedere lì, che io tanto vado a vedere chi dobbiamo ringraziare. Avvicinate la telecamera. Io faccio la versione aperta. Tu fai la versione aperta, una versione chiusa. Ringraziamo Autotrasporti Luterotti per averci fornito queste bellissime penne. Applauso! Applauso! Anche io devo applaudere. No, tu sei buono. Penne anche per smartphone, tra l'altro, che touch, tipo sono penne touch. Sono penne touch, fai vedere che fanno anche no, il touch. Mio, pratica, no, tu non touchare, neanch'io. O oh, Elisa, brava. No, ma anche col mio puoi touchare se vuoi, vedi? Sì. Tacciate su touch. Tacciate, vedi, touch. Non ecco. Fare uscire la roba porno, che è un attimo. Ecco. Sì, vorrei far vedere cosa c'è qua, perché un attimo. No, bene. D'accordo. Ecco. È arrivato il parmigiano. Ah, è arrivato il parmigiano. Va bene. Detto questo, torniamo seri perché è arrivato il momento di un'intervista all'attore Anis Garbi, che è qui con noi. Buonasera. Benvenuto. Grazie. Grazie. E anche alla sua compagna Elena, giusto? Ovviamente, perché mi sembra Elena Valdessani. Allora, Anis, come stai? Bene, bene. Grazie tante per avermi chiamato. Eccoci. Grazie a te per essere venuto. 5 anni dalla prima volta. 4 anni che ci siamo, 4 anni fa ci siamo incontrati, tra l'altro su un social network. Vedi, parlando che sempre i social network di... aiutano invece a conoscere. Sì, 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 assolutamente. Anis mi aveva coinvolto in un suo progetto di cui ora parleremo anche tra le altre cose, ma partiamo un attimo dall'inizio. Cioè, sì. Chi è Anis Garbi? Dove nasce? Quali erano i suoi sogni qualche anno fa prima di diventare attore? Eccetera. Allora, io sono nato in Tunisia e in realtà faccio fatica a definirmi anch'io perché faccio veramente una marea di cose, sono molto appassionato di cose molto diverse l'una e l'altra. Cioè, ho fatto l'attore, lo sceneggiatore, ho diretto il film To Paradise, l'ho prodotto. Sono anche adesso CEO e founder anche dell'azienda Garbi Anis Group SRL che tratta di e-commerce. Quindi sei anche imprenditore. Sì, okay. Sì, ma anche sulla produzione praticamente, oltre al lato artistico proprio del film, ho curato sia la produzione sia la vendita. Di To Paradise. Sì, sì, sì. Ma... in realtà sono stati anche poi dopo alcuni spot che ho fatto per Neffy Shop, quindi l'attività della produzione comunque ho continuato a fare delle cose. Ma la vita in Tunisia com'era? Per quel, non so quanti anni avevi quando sei venuto qua, tu capisci? Sì, allora io sono venuto qui che avevo 24 anni. Quindi un bel pezzo di vita l'hai fatto in Tunisia comunque. Sì, cioè, ti ricordi, sì. Hai dei ricordi chiari, nitidi. Com'era la vita in Tunisia? Allora, la Tunisia è un gran bel paese perché abbiamo veramente abbiamo il deserto, abbiamo il mare, le montagne, cioè veramente un posto bellissimo. Poi i numeri del turismo comunque... Infatti molta gente ci va in vacanza. Lunga. Su com'è il paese in termini di bellezza. E, abbiamo un deserto straordinario, cioè anche George Lucas, Steven Spielberg sono venuti comunque a girare dei film, eccetera, quindi cioè, è un posto bellissimo. Ora, la difficoltà invece si trova proprio per quanto riguarda la libertà, cioè è un paese musulmano, però questo poteva anche non essere un problema dal momento in cui il regime politico era veramente molto severo e quindi c'erano delle problematiche del tipo un artista se fa una battuta su un politico o una cosa del genere potrebbe poi trovarsi grossi in prigione, problemi. Tipo, ecco. Quindi io ho avuto dei problemi di questo tipo col mio paese, cioè libertà. Da quando sono piccolo ho sempre avuto idee un po' all'avanguardia. Sono sempre stato attratto comunque di cose insolite, diciamo, e quindi a un certo punto ho cominciato proprio ad avere un confronto abbastanza difficoltoso proprio con quella che è la nostra realtà politica e ho cominciato ad avere un po' di rischi, diciamo,
E allora da lì ho cominciato a sognare di trovarmi eventualmente in un paese dove c'è la libertà e quindi potrei esprimere al meglio. Ok, quindi la mancanza di libertà che ti ha spinto a cercare una specie di mondo nuovo, anche se è così vicino, però diverso comunque. È vero, io ti voglio comunque essere sincero su una cosa. Quando le cose non ci piacciono, noi abbiamo due cose. O li cambiamo o andiamo dove eventualmente è stato fatto il cambiamento. Certo. Però io mi sono chiesto, perché non ho mai avuto un'appartenenza un po' troppo, cioè non sono soltanto tunisino, ma sono anche un cittadino del mondo, cioè io mi posso identificare in un indiano o un americano o un europeo, qualsiasi parte. Quindi piuttosto che fare una specie di rivoluzione e cominciare proprio a voler cambiare le cose, perché visto che le persone lì hanno deciso comunque di tenere quella mentalità, io ho preferito giocare con un'altra squadra semplicemente, cioè lo spirito americano, anche quello europeo. Certo. Avete già fatto le vostre rivoluzioni, eccetera, in termini proprio di separare la religione dalla politica, c'è abbastanza libertà di espressione, eccetera, quindi io ho sempre aspirato a questo. Onestamente prima pensavo di andare negli Stati Uniti e stavo per chiedere il visto quando poi è successo l'11 settembre, quindi... Due settimane prima. Che è molto difficile da ottenere, infatti, il visto americano. Cioè. Sì, soprattutto dopo l'11 settembre era per noi come una condanna proprio per sempre. C'era un regista italiano che stava cercando un po' di talenti arabi proprio per fare un pezzo teatrale proprio su questo discorso qui degli arabi. Cioè, era comunque intelligente come discorso. Ok, stanno facendo un po' di casini, però non c'è solo questo. C'è sempre umanità, ci sono delle cose belle, ecco. Quindi lui ha fatto questo provino in Tunisia e sono stato selezionato. Ma ecco, Anis Garbi nasce come attore, studia come attore dove inizialmente? Cioè dov'è che tu ti sei formato come attore? In Italia, in Tunisia, abbiamo anche delle immagini poi. Sì. Che le possiamo far vedere quando il maestro Belotti è pronto. Dov'è che hai studiato recitazione? Perché sicuramente qui c'è una cosa veramente incredibile, che adesso io sono un CEO di un'azienda che ha coinvolto anche delle persone veramente di alti gradi a livello di scuola, eccetera, e ogni tanto mi veniva in mente da dire: Anis, tu sei un animatore dei villaggi turistici, studiato proprio pochissimo. Ah, certo, perché tu hai cominciato così, facendo l'animatore. Bravo. Cioè, gran parte degli attori, dei personaggi della televisione, eccetera, dei villaggi turistici. Poi. È vero. Amadeus, e quindi anche il passaggio proprio... È la palestra dello spettacolo. Verissimo. Anche il passaggio proprio nel mondo del business era abbastanza... Cioè, cosa c'entra l'animazione nei villaggi turistici con il business? È un qualcosa che secondo me è intrinseca proprio nel lavoro dell'intrattenitore, eccetera. Cioè capire i bisogni proprio delle persone e servirli. Quindi per me era una specie proprio di scuola che ho fatto e che poi ho trovato che aveva uno sbocco. Detto questo, ho sempre creduto proprio in, ok, ho bisogno di questa cosa qui, la studio, perché devo studiare proprio il mondo, tanto non ce la farò mai comunque a mettere in pratica tutto quanto, quindi sono molto sullo studio delle questioni specifiche, ok, ho bisogno di questa informazione, quindi me la studio, quindi io con gli studi veramente non sono mai andato tanto d'accordo, e neanche sul discorso della recitazione, Elena lo sa, ho fatto un po' di corsi qui in Italia, eccetera, però di solito poi finivo a trovarmi veramente a studiare un sacco di cose magari che non mi servivano. Bravissimo. Quindi andavo proprio a dire, ok, di che cosa ho bisogno, di che cosa necessito, di questa cosa qui me la studio. Sono veramente un autodidatta. Sei andato dove si sentivi più portato in sostanza come strada. Sì, sì, ho studiato quello che mi serve proprio senza dover dire, ok, sarò riconosciuto soltanto se questa università o se questo laboratorio mi darà proprio questo riconoscimento. Ero una persona molto pratica, cioè sto facendo bene? No, allora mi servirà probabilmente qualche conoscenza. Cambiare, come hai fatto dalla Tunisia all'Italia, sostanzialmente, cambiare. Sì, prendere dei libri, frequentare dei corsi online, cose del genere. E le tue prime esperienze qua in Italia, nel cinema o... In televisione, so che hai fatto cose anche in Rai, varie, non so cosa vuoi citare. Comunque, le tue primissime esperienze quali sono state? Allora, la prima esperienza in assoluto era un film sull'omosessualità, nel 2006, dove ho interpretato proprio un omosessuale. Ok. E, ero molto entusiasta proprio per interpretare quel ruolo, perché era una specie di un tabù incredibile proprio nel nostro mondo. Quindi un tunisino che interpreta proprio un omosessuale, secondo me, era un lato molto umanamente molto importante, forte, perché certo. Noi vogliamo dire, cioè io
è che sono arabo allora di nigro, no, sono arabo e posso comunque ammirare e apprezzare proprio tutte le altre persone, eccetera. Quindi sono trovato molto entusiasta proprio perché tra l'altro nei paesi arabi l'omosessualità è molto... La maggior parte degli arabi sono bisessuali comunque. È molto praticata, si dice, non in maniera ufficiale perché si finisce... Bravissimo. Bravissimo. In paesi come l'Egitto credo si finisca anche in carcere. Bravissimo. Però è praticata. Sì, sì. Ecco, quello che mi dispiace è questo senso di colpa che noi vogliamo mettere sull'amore. Cioè l'amore ha veramente delle sfaccettature incredibili, possiamo decidere proprio di amare in qualsiasi maniera, ma decidiamo a un certo punto proprio di mettere un'etichetta o di dire no, questo sporco io lo devo nascondere. Ed è un vero peccato perché siamo una creatura di Dio che sa quello che vuole fare, sa fare bene comunque le proprie cose, eccetera, ed è un peccato proprio che noi facciamo delle cose e cominciamo proprio ad avere questi sensi di colpa che... Abbiamo dei messaggi che ci arrivano da casa e quindi a voi ragazzi, allora, sociali. Complimenti come sempre per il programma. Dobbiamo aiutare i nostri figli anche perché se non sono felici loro non possiamo esserlo nemmeno noi. Complimenti come sempre alla fantastica Claudia, la cantante. Brava Claudia. Brava Claudia. E poi? Poi scrivono interessanti gli argomenti di Gap, non delude mai. E un saluto a tutto lo staff di The Gap, vi seguo sempre, Sara. Bene, così. Ok. Per dare un applauso, un po' di vita. Anche se siamo in formato ridotto, che siamo un po' meno del solito stasera. Perché... Ma ce la caviamo lo stesso. Ma che ci fregano. Ma che ci fregano. E quindi, prima esperienza questo film sull'omosessualità. Poi, altre esperienze importanti che so che hai fatto, quindi è giusto citarle. Sì, allora onestamente io un so che ne hai fatte tante, esatto. Veramente tantissime. Però secondo te le più importanti, le più significative, sì. Ok, ho lavorato con Paolo Ruffini, per esempio, l'ultimo film, tutto molto bello. Dello scorso anno, giusto? Ecco, c'è questo film praticamente e non è andato molto bene a livello di box office. Cioè io veramente adesso ti dico un po' di cose che mi sono rimaste proprio come esperienza, no? Quindi quando mi sono poi rivisto con i ragazzi, sono venuti qui a Brescia proprio per fare la presentazione, erano davanti a tre birre, erano un po' depresse, eccetera. E io ho detto, ragazzi, ma cosa sta succedendo? Anis, il film non è andato molto bene, eccetera. Mi sono ricordato poi a un certo punto Two Paradise. Sì. Two Paradise commercialmente non è andato molto bene ed era un po'... È una cosa che potevamo anche aspettarsi di un film indipendente. Però mi sono detto, qui ci sono... Mediaset, ci sono veramente degli attori molto validi, comunque persone conosciute, eccetera, ma comunque poi il gioco potrebbe finire così. Quindi sii orgoglioso di quello che hai fatto, perché comunque il gioco è questo. Questo qui è un casino, noi non sappiamo le persone cosa vorrebbero o deciderebbero proprio di guardare, eccetera, quindi facciamo questi film qui e speriamo che le persone apprezzano. Quindi ecco, l'esito a livello economico non era al massimo proprio per quel film lì, però era per me una specie di lezione dicendo... Non bisogna mai smettere di giocare perché è un gioco, cioè delle volte comunque i risultati non sono quelli che ti aspetti. Mettersi alla prova continua alla fine, sì, poi non è un ambiente in cui hai le certezze, cioè quello del cinema, dello spettacolo è un po'... Come dire, l'unica certezza è l'incertezza. Esatto. Quindi divertiti Master. Mentre giochi, cioè è proprio l'unica cosa che potresti fare, cioè piuttosto proprio che devi avere delle aspettative che sono irreali alla fine, non sappiamo. Anche grandi registi delle volte fanno dei flop. Certo. E però continuano comunque a fare dei film. Perché... Tra l'altro, molto spesso i film che sono dei flop sono i film più belli. Perché le due cose, cioè il botteghino e la qualità del film, di solito tante volte non è che vanno a braccetto. Sono d'accordissimo. Infatti io rimango orgoglioso del film Two Paradise, perché Two Paradise e il commercio hanno fatto un divorzio incredibile. Cioè, no, vogliamo raccontare una questione sociale per la quale abbiamo un'emozione e non ci interessa proprio l'aspetto economico di questo discorso qui, anche se duole un po' a livello societario, poi ovviamente soldi investiti che poi eventualmente non tornano. Però ecco, come dicevi, è un discorso che delle volte bisogna decidere e dire ok, questa è un'opera di cuore e non ci interessa, vogliamo veramente farla vedere alle persone o a chi di interesse. Che secondo me un film del genere potrebbe servire, tanti comunque lo acquistano adesso che sono biblioteche
o sono proprio delle ricerche sull'immigrazione, eccetera. E io sono molto orgoglioso comunque di aver contribuito con una piccola esperienza proprio con questo parte, film, cioè, qui, che è disponibile comunque anche su Amazon, quindi non è un film introvabile. Cioè, se tu fai delle ricerche sui film sull'immigrazione, eccetera, fatti da immigrati, allora potresti trovare, ecco, il film. Ecco, o mandiamo un trailer, o mandiamo un trailer. Ecco, così dopo spieghiamo bene la trama, ecco, del film, che raccontiamo bene. Vediamo. Lei dovrà tornare a casa. Allora facciamo così, io non torno a casa, resto qui perché sono libero. Tu sei libero a casa tua, dove ti ci rimando. Fianna, cosa dici? Ti mi prendono, mi sbattono fuori da questo paese. Non ho documenti, non ho diritti, non ho niente. Cosa ne dici se ti faccio un contratto e ti do un cachet da 10.000 euro? Emilio, ma che cazzo fai? Dai, amico, lasciati toccare un po'. Emilio, no, guarda, preferisco la strada se questa è la moneta di cambio. Hai fatto la tua scelta. Cosa? Vuoi che ti sposi? Dai, smettila di prendermi in giro. Tira fuori i soldi, se no ti butto subito fuori di casa. Maledetto vecchio, maledetto! Ma ferma! Tu ti odio, maledetto! Vabbè, ho un problema. Io ho sempre la soluzione per te. Film di To Paradise. Piccola pausa di pubblicità e torniamo. Dove? Nella terza fascia di The Gap, eliminiamo le distanze. Dove parleremo di To Paradise, ma anche non me l'avete detto. Tra poco siamo nell'ultima fascia dell'anno. Fascia. Ah sì, beh, certo. Quindi parleremo dell'ultimo dell'anno. Bene, a tra poco, a grazie. Tra poco. Centro Arredi Metal Mark, 365 giorni di grandi offerte a prezzi incredibili. Quantità, qualità, prezzo. Questa è la nostra forza. Saldi, saldi, saldi! Con sconti fino al 70%. Le migliori marche al prezzo di fabbrica. Prezzi super convenienti per combattere la crisi e rilanciare il mercato del mobile. Cucina 3,15 m lineari completa di elettrodomestici. Prezzo bloccato a 1.190. Cucina Tropea a partire da 1.850. Cucina Barcellona a partire da 1.650. Colori moda per l'ampia esposizione di soggiorni, tutti componibili a partire da 399 euro. Oltre 60 modelli di camere da letto moderne e classiche a prezzi incredibili. Camera matrimoniale completa a 499. Camera a partire da 899. Grande esposizione di divani in tessuto a partire da 299. Saldi, saldi, saldi! Su tutti i mobili in esposizione e su quelli ancora da ordinare. Centro Arredi Metal Mart, Orzi Nuovi, Brescia, in via Atua 36. La tua poltrona è Global Relax. È arrivata una nuova poltrona che ti coccola, ti massaggia e ti regala il vero relax. È la nuova poltrona Global Relax, l'unica interamente fatta in Italia. Global Relax è l'unica che ti dà tutto a soli 590 euro. La riconosci perché ha la meccanica colorata, perché la qualità si distingue. La poltrona Pocket, totalmente sfoderabile e pieghevole per trasportarla ovunque. La poltrona 120, Long System, versione letto. La poltrona 102 con gli appoggiatesta laterali. La poltrona Day con il sistema massaggio per il vostro benessere. Visita il nostro sito e vieni a provarla negli showroom Global Relax. La tua poltrona è Global Relax.
Se volete sostituire la vostra vecchia vasca da bagno con un box doccia, c'è un'unica soluzione: Doccia Doccia. Scoprirete che si risparmia acqua, scoprirete che avrete più spazio, scoprirete che è molto più sicura rispetto alla vasca da bagno. Chiamate ora, avrete così tanti articoli e materiali tra cui scegliere: Memory Shower, Rocha Line, Palladiana, Mosaico, Duratex e le cabine multifunzione. Sono prodotti innovativi, di design, dai bellissimi colori, realizzati con i migliori materiali. Le creazioni Doccia Doccia sono 100% made in Italy. Dalla progettazione alla realizzazione, dalla scelta dei materiali alle consolidate tecniche di installazione. Inoltre i prodotti Doccia Doccia sono garantiti 10 anni, perché la nostra è una qualità che dura nel tempo. I prodotti Doccia Doccia vengono installati a casa vostra dalla nostra squadra di tecnici. In meno di 8 ore potrete usufruire della detrazione fiscale del 50% e Doccia Doccia vi fa un ulteriore sconto del 20%. Se vorrete potrete pagare il tutto con piccole rate a partire da 29 euro al mese. Chiamate subito Doccia Doccia e in questo momento non perdete questa promozione veramente eccezionale. Doccia Doccia, cambia il tuo bagno, migliora la vostra vita. Doccia Doccia è la migliore e la tua vita migliorerà. Alla Valle dei Fiori, grandi offerte autunnali. Sconto del 30% su aceri giapponesi. 4 vasi di ciclamino a soli 10 euro. Ed Erika, compri 3, paghi 2. Vi aspettiamo a Mantova, in via Parma 28. La tua poltrona. Vogliamo prenderci una pausa insieme per il nostro benessere, il nostro relax? Ma certo, lo facciamo con Global Relax, l'azienda da 25 anni leader nella produzione e vendita delle poltrone massaggianti. Un prodotto di grandissima qualità perché totalmente realizzato in Italia. Oggi vi presentiamo questi tre modelli: il modello Beautiful, il modello Dynasty e il modello Vivere. Queste poltrone Global Relax sono nomi che voi avete già sentito in tante altre occasioni, ma le proponiamo perché sono state rinnovate e, se possibile, ancora di più migliorate. E attenzione, le sorprese non finiscono qui, perché oggi Global Relax ha deciso di farti un'incredibile offerta. Se acquisti la favolosa poltrona Beautiful, la poltrona Dynasty o la poltrona Vivere, riceverai, compreso nel prezzo, un divano. Sì, hai capito bene! Un pratico, comodo, spazioso ed elegante divano che ha la possibilità di diventare anche divano letto, da abbinare alla tua nuova poltrona. Ma attenzione, non stiamo parlando di un divano qualsiasi, ma di un prodotto Global Relax, garantito 10 anni e interamente realizzato in Italia. Pratico, solido, elegante, disponibile in moltissimi tessuti e colori e rifinito accuratamente dagli artigiani Global Relax. E in più ricordati che è disponibile anche nella versione divano letto. Ecco perché devi chiamare immediatamente e approfittare di questa esclusiva offerta. La poltrona Global Relax Beautiful Dynasty o Vivere e un fantastico divano compreso nel prezzo. Ma affrettati, perché l'offerta è limitata nel tempo. Chiama ora! Scegliete il Made in Italy, scegliete Global Relax. La tua poltrona è Global Relax. Eccoci! Che applauso, sembra di essere 200, siamo 3 gatti invece. No, maestro? Sì? Buonasera! C'è. Sera. Grazie. A posto? Sì, dai, grazie. Vediamo. Bene, continuiamo con Paradise e poi arriviamo all'ultimo dell'anno. Esatto, che ci siamo visti il trailer di To Paradise, film indipendente di Anis Garbi. Parlaci un po' della trama del film. Sì. Allora, intanto è sempre emozionale per me. Mi avete fatto fare un bagno di emozioni perché è un film che era un'utopia. Cioè, una persona come me che scrive questa opera e la produce, la dirige e poi proprio riesce anche a distribuire il film, era veramente un miracolo a tutti gli effetti. Quindi voglio ringraziare intanto veramente tutte le persone che ci hanno creduto in questo progetto e mi hanno aiutato, sicuramente e soprattutto Elena Baldessari, che è la mia compagna, perché ha contribuito proprio a fare diventare questo sogno realtà.
La spinta era veramente di comunicare a tutte le generazioni proprio dei ragazzi nordafricani che hanno questo sogno proprio di venire all'estero, cioè to paradise significa verso il paradiso. In realtà non è così, e quindi il mio messaggio era doppio, era verso proprio quelle persone che sognano proprio di venire in Occidente e fare strada, era proprio una specie di ok, è un gran bel sogno, è possibile, però preparati, potresti comunque trovarti con queste problematiche. L'altra parte invece era proprio su gli europei, o le persone che stanno ricevendo proprio per forza, perché non sempre queste persone comunque arrivano in proprio tipo ok, ho bussato alla porta, aprimi, e dirgli guarda che queste persone hanno avuto questo tipo di vissuto ed è per quello che hanno bisogno di comprensione e di aiuto, è inutile bloccarli. Capiamoci. Qui c'è un problema proprio a livello di se tu sei italiano o europeo e vuoi andare proprio in uno dei paesi del Nord Africa non hai problemi, anche con la carta di identità puoi entrare. Quei ragazzi invece non lo possono fare, cioè io proprio per una piccola visita non potevo, il visto proprio non viene dato ai ragazzi nordafricani proprio per motivi politici o economici e quindi si crea proprio una specie di ok, qui si sta bene, si sta alla grande, soprattutto che noi abbiamo Rai 1, Rai 2, vediamo solo le veline, i programmi, le cose belle, le pubblicità dai gatti che mangiano alla grande, eccetera. Quindi abbiamo un'idea falsa proprio dell'Europa come un paradiso terrestre. Un'illusione. Bravissimo, noi siamo i dannati che devono invece rimanere proprio nella povertà e in un posto proprio dove non c'è né libertà né divertimento, eccetera. Quindi l'illusione che si sta creando nella mente comunque di queste persone li sta spingendo adesso a buttarsi nelle acque, proprio arrivare in questi paesi qui molto aggressivi, vogliosi proprio di... cioè si sentono un po' in dovere, ok, anche noi abbiamo il diritto di avere questo. Non è vero, cioè tutte queste persone qui hanno lavorato sodo comunque per arrivare dove sono arrivati. Di sicuro anche loro vorrebbero o avrebbero bisogno comunque di talenti proprio del mondo arabo, del Nord Africa, eccetera. Quindi si potrebbe creare un dialogo e, ok, io sto per offrire questo, tu stai per offrirmi questo. Ecco, infatti, parlando di visti, eccetera, complicazioni, infatti Amir, il protagonista di Two Paradise, arriva in Italia con un gommone. Proprio bravissimo. Come succede negli ultimi anni. Più classica praticamente, quindi ci sono questi gommoni, persone che rischiano letteralmente proprio la vita e si trovano qui senza documenti, senza diritti, senza niente, proprio ad affrontare l'ignoto per riuscire proprio a creare un qualcosa. Infatti Amir che cosa è costretto a fare nel film per farsi una, cioè non farsi strada ma riuscire a vivere qua in Italia? Cioè comunque lui arriva e ha una madre ammalata, prima di tutto. Secondo, non ha i documenti. Terzo, deve scendere a compromessi di vario genere. Fa il gigolò, ha a che fare con la malavita, spaccia droga, c'è di tutto e di più, no, dentro. Io ho cercato di fare una carrellata proprio su, di solito, quali sono le vie proprio che si trovano davanti agli immigrati, cioè lo sfruttamento del lavoro in nero, parliamoci chiaro, è comodo ad alcune persone. Ok, tu sei un disperato, non hai altre vie, allora io ti do questo lavoro, ti do un po' di soldi, però ti sfrutto proprio al massimo, perché non hai il diritto di esistere, cioè... se tu dovessi morire domani sul cantiere, nessuno sa della tua presenza. E questa è veramente una cosa grave. Certo. Due, gli immigrati di solito, le persone che si trovano senza documenti, hanno proprio questa via sono del... sono i fantasmi della società. Fanno un mestiere, tipo anche per esempio spacciare la droga, proprio una cosa molto classica, eccetera. E questi tipi di mestiere che anche qui, ok, tu cos'è che rischi? Non hai dignità, sei una persona senza documenti, eccetera, quindi se viene beccato, eccetera, stai comunque spacciando droghe, non è proprio una cosa grave. Quindi stiamo dando un po' dei sbocchi a queste persone, che quello che noi non vogliamo fare e quindi li diamo proprio a loro. La prostituzione maschile o anche io sono andato veramente anche all'estremo sul film, ho fatto vedere una sono proprio i film estremi tipo Snuff eccetera, dove alcune persone che non hanno nessun riferimento venivano prese e poi uccise realmente su alcuni dei set perché comunque c'è la vita umana a quel punto lì non ha veramente nessun valore a un certo punto. Sì, poi so che hai introdotto anche il matrimonio di convenienza, sposarsi per documenti, la prostituzione sia come gigolo sia come andare, non so, a transessuali piuttosto, cioè la trasgressione, la voglia di... E... sì, sì, queste persone quando si trovano per strada sono... cioè, alla strada di notte c'è tutto quello che può essere di solito, comunque potrebbe essere anche pericoloso, eccetera.
Quindi e poi trovarsi proprio tutti questi personaggi pericolosi, fra virgolette, è una conseguenza. Tu non hai un tetto, non hai un posto proprio dove potresti stare al sicuro, allora sei alla merce proprio di qualsiasi evento. Ti trovi a affrontare la vita di strada. Questo. E poi cosa succede ad Amir? Che praticamente lui conosce una ragazza e si trova, prima ad aver fatto i soldi con la malavita, poi a dover fare una scelta, giusto? Cioè, come ti è venuto in mente questo finale? Allora io ho visto tramite un po' la mia esperienza, tramite l'esperienza comunque di altre persone, eccetera, che delle volte facciamo un po' di tutto per arrivare e poi a un certo punto ci ricordiamo quello che siamo. Quindi capiamo che siamo esseri meravigliosi che sono su questa esperienza che si chiama vita per amarci e per volerci bene, ok? Quindi questo Amir a un certo punto si trova tanti soldi e si trova una donna che ama. E allora dice, io ho fatto tutto questo adesso per i soldi, però trovo adesso che questi soldi non hanno nessun valore rispetto alla vita umana, mm-hmm. o rispetto all'amore proprio che ho, che è rappresentato su questa persona qui. E si rende conto a un certo punto che il denaro, o comunque l'ambizione, non ha nessun valore rispetto all'amore, proprio i veri valori. Quindi un messaggio forte e positivo di cui parlavamo prima con la dottoressa e con Gian Antonio. Un applauso, grazie per averci raccontato. Adesso diamo la parola a Elisa. Sì, ora lanceremo la clip dell'intervista che Lucia Serini ha fatto a Philippe Levalier. Che è un cuoco, un grande chef. Via, vediamo. Cari amici di It's Time, benvenuti. Stasera abbiamo il piacere di avere con noi uno chef pluristellato. Lo abbiamo conosciuto a MasterChef Italia, ha condotto The Chef e si è messo in gioco con il reality Pechino Express. Stiamo parlando di Philippe Levalier. Ha scritto un libro, La mia vita al burro. Andiamo a sentire che cosa ha da dirci. Seguitemi. Time, Philippe Levalier, buonasera. Buonasera. L'ingrediente principale della sua vita e della cucina è il burro. Perché questa scelta? Beh, lo sa, sono nato in Bretagna, la materia prima che già utilizziamo noi in Francia e poi dopo perché il burro bretone è riconosciuto dal mondo intero e dunque mi sembrava giusto il filo conduttore del libro è stato il burro. Ci può spiegare perché ha deciso di inserire poche e selezionatissime ricette come introduzione per ogni capitolo? Beh, lo sa, non vuole essere un libro di ricette, ma tutte le ricette che sono nel libro hanno un senso logico, vediamo, nel senso fanno parte, la ricetta fa parte di un momento della mia vita, dunque come fa parte della mia vita è che a quel momento lì si parla di un capitolo, ho deciso di l'introduzione là, di scrivere questa ricetta. Parliamo di Philippe Levalier, un artista culinario dalla vita rocambolesca e raccontata in questo suo libro. Cosa l'ha spinta o chi l'ha spinta a presentare ai lettori questo suo percorso in modo così approfondito? Beh, guarda, come l'ho detto alla conferenza adesso, chi ha creduto in questo progetto è stato Marco Bolasco, il responsabile della Giunti, che un anno e mezzo fa è venuto a trovarmi e mi ha detto Philippe fai un libro, sei l'unico chef stellato da tutti questi anni in Italia e niente, la mia prima risposta è stata un no perché io non volevo fare il solito antipasto primi e secondo di Philippe Levalier e niente, abbiamo trovato questa idea del burro. Mi è piaciuto tantissimo e io sono partito così, come un matto, a scrivere questa bellissima storia che non è finita. Noi ringraziamo Philippe Levalier per la disponibilità e vi diamo appuntamento alla prossima volta. Grazie. Beh, grazie a voi e grazie della, come ho detto a Concesio, grazie dell'ospitalità. Brave, brave,
piaciuto? Sì, fantastico, Filippo. Cosa la ride? Scherzi. Fai vedere la lingua. Guarda, guardate, guardate. No. Abbiamo sbagliato persona. Vabbè, volevo fare vedere i suoi piercing, ma li facciamo vedere dopo. Ti è piaciuto, Filippo? Fantastico, fantastico, come sempre. Tira fuori la lingua. Stavo inquadrando. Dai, il tuo adesso, momento, Vasco. Attenzione, perché arriviamo... Eccolo guardalo, lì. Guardalo, guardalo. Sul mercato, giorno e notte. Su Bacheca potete trovarmi. Su Bacheca. Su Bacheca. Così. Per l'ultimo dell'anno in offerta speciale. Appena arrivato, quindi nuovo. In che senso? Lascia stare. Bene, dopo la pubblicità, sapere. Anthony, stare ancora? The Gap, eliminiamo le distanze tra poco. Grandi saldi di fine stagione alla Metal Mark nel nuovissimo reparto abbigliamento e calzature uomo, donna e bambino. Tutta scontata dal 40 al 70%. Giacca Vento, disponibile in vari colori a 29,90. Camicia in jeans Carrera a 19,90. Parka al fantastico prezzo di 29,90. Giacca invernale, offertissima a 16,90. Pantalone donna elasticizzato 9,90. Gonna Crizia per bambina 14,90. Felpa Bimbo Paw Patrol 13,90. Completo bambina o bambino a 13,90. Felpa Nike donna 29,90. Nike Downshifter 34,90. Lally Kelly California 34,90. Blundstone uomo e donna 119 euro. Scarpa Frau 49,90. IG & Co 44,90. Nero Giardini 59,90. Borse e valigeria a prezzi mai visti. Metal Mark e Orzi Nuovi Brescia in via Adua 36, aperto tutti i giorni. La tua poltrona è Global Relax. È arrivata una nuova poltrona che ti coccola, ti massaggia e ti regala il vero relax. È la nuova poltrona Global Relax, l'unica interamente fatta in Italia. Global Relax è l'unica che ti dà tutto a soli 590 euro. La riconosci? Perché ha la meccanica colorata. Perché la qualità si distingue. La poltrona Pocket, totalmente sfoderabile e pieghevole per trasportarla ovunque. La poltrona 120 Long System versione letto. La poltrona 102 con gli appoggiatesta laterali. La poltrona Day con il sistema massaggio per il vostro benessere. Visita il nostro sito e vieni a provarla negli showroom Global Relax. La tua poltrona è Global Relax. Se volete sostituire la vostra vecchia vasca da bagno con un box doccia, c'è un'unica soluzione. Doccia Doccia. Scoprirete che si risparmia acqua, scoprirete che avrete più spazio, scoprirete che è molto più sicura rispetto alla vasca da bagno. Chiamate ora, avrete così tanti articoli e materiali tra cui scegliere. Memory Shower, Rocha Line, Palladiana, Mosaico, Duratex e le cabine multifunzione. Sono prodotti innovativi, di design, dai bellissimi colori, realizzati con i migliori materiali. Le creazioni Doccia Doccia sono 100% made in Italy. Dalla progettazione alla realizzazione, dalla scelta dei materiali alle consolidate tecniche di installazione. Inoltre i prodotti Doccia Doccia sono garantiti 10 anni, perché la nostra è una qualità che dura nel tempo. I prodotti Doccia Doccia vengono installati a casa vostra dalla nostra squadra di tecnici. In meno di 8 ore potrete usufruire della detrazione fiscale del 50% e Doccia Doccia vi fa un ulteriore sconto del 20%. Se vorrete potrete pagare il tutto con piccole rate a partire da 29 euro al mese. Chiamate subito Doccia Doccia e in questo momento non perdete questa promozione veramente eccezionale. Doccia Doccia, cambia il tuo bagno, migliora la vostra vita. Doccia Doccia è la migliore e la tua vita migliorerà. Alla Valle dei Fiori, grandi offerte autunnali. Sconto del 30% su aceri giapponesi. 4 vasi di ciclamino a soli 10 euro. Ed Erika, compri 3, paghi 2. Vi aspettiamo a Mantova, in via Parma 28. La tua poltrona.
Vogliamo prenderci una pausa insieme per il nostro benessere, il nostro relax? Ma certo, lo facciamo con Global Relax, l'azienda da 25 anni leader nella produzione e vendita delle poltrone massaggianti. Un prodotto di grandissima qualità perché totalmente realizzato in Italia. Oggi vi presentiamo questi tre modelli, il modello Beautiful, il modello Dynasty e il modello Vivere. Queste poltrone Global Relax sono nomi che voi avete già sentito in tante altre occasioni, ma le proponiamo perché sono state rinnovate e, se possibile, ancora di più migliorate. E attenzione, le sorprese non finiscono qui, perché oggi Global Relax ha deciso di farti un'incredibile offerta. Se acquisti la favolosa poltrona Beautiful, la poltrona Dynasty o la poltrona Vivere, riceverai compreso nel prezzo un divano. Sì, hai capito bene! Un pratico, comodo, spazioso ed elegante divano che ha la possibilità di diventare anche divano letto, da abbinare alla tua nuova poltrona. Ma attenzione, non stiamo parlando di un divano qualsiasi, ma di un prodotto Global Relax, garantito 10 anni e interamente realizzato in Italia. Pratico, solido, elegante, disponibile in moltissimi tessuti e colori e rifinito accuratamente dagli artigiani Global Relax. E in più ricordati che è disponibile anche nella versione divano letto. Ecco perché devi chiamare immediatamente e approfittare di questa esclusiva offerta. La poltrona Global Relax Beautiful, Dynasty o Vivere e un fantastico divano compreso nel prezzo. Ma affrettati, perché l'offerta è limitata nel tempo. Chiama ora! Scegliete il Made in Italy, scegliete Global Relax. La tua poltrona è Global Relax. Eccoci! Bentornati. Grazie anche a te. Allora, prima di tutto andiamo a salutare, mi date le gelatin, poi arrivo anche da te. Andiamo a salutare Anthony, Anthony MDJ, che non l'abbiamo salutato. Buonasera. Eccolo! Passato bene il Natale? Sì, sì, è passato bene. Bravo, bravo. Allora, sì, stiamo avvicinando all'ultimo dell'anno. Dove sarai di bello? A Sirmione, vicino al bowling di Sirmione. Ah! Un posto molto bello. Quindi lavorerai? Sì. Sia all'ultimo d'anno che l'anno prossimo, cioè l'1 e il 2. 31, 1 e 2, non ti fai mancare niente? No, niente. Tripletta, perfetto. Sì. La tripletta, beh, insomma, la tripletta. Riuscirla a fare, la tripletta, sono cose, no, Vasco? Tu mi insegni, sì. No? Non so neanche di cosa parliamo. A tripletta. Appunto. Ah, del gol. Ma che del gol? Oh, signore. Quindi, dicevamo, quindi 31, 1 e 2, quindi abbiamo fatto giovedì, venerdì e sabato. Sì. Dove? Sì, allora, non si può dire. Ah, non si può dire. Vabbè, il 31 al... Il 31 non si può dire. No. No, l'uno lo si può? L'uno e il due al baronda. Oh, okay. Siamo sicuri, sì, però, quello eh? È sicuro. A sto giro. Perché a sto giro, ecco. Non è sicuro. Bene, bene. Grazie, Anthony. Facciamo l'applauso a Anthony e DJ. Bello. Allora, andiamo dalla nostra Claudia Capuzzi. Perché tu devi sapere che io faccio un programma con un filosofo. E adesso spezzo tutte le parole praticamente. No, okay. Capuzzi, dal greco kaputz. Va bene. Così. Stupendo, così. E così dobbiamo tenerci. Dove, no? Dove andrai all'ultimo dell'anno? A lavorare. Ma non è finita per la mia felicità. Insomma, non è finita ancora la trasmissione. Siamo ancora nell'oblio della trasmissione. Il docile simbolo dell'universo. Mi illumino di immenso come questa vita. Cosa canterai adesso? Run di Leona Lewis. Cosa? Run. Ah, Run. Ah, Run. Ho capito Rana. Anch'io. Run. Sì, ho un po' di freddore forse. Anche te? Che... Sì. Io. Vai. Dicevi, quindi l'ultimo dell'anno lavori. Sì, esatto. Vabbè. Si guadagna di più, dai. Esatto, bravo. Abbiamo il lato positivo, abbiamo parlato di messaggi positivi. Messaggio positivo, lavorate tutti. Lavorate tutti e basta. E lasciate divertire noi. Ok. Perché io me la sto a dormire. Detto questo, ascoltiamolo, se no chiudiamo il programma. Dai. Okay, musica. Grazie. Applauso.
Grazie. Grazie. Come al solito Claudia, bravissima. Guarda cantare. Che di qua la telecamera però. E tu il microfono ce l'hai. Appunto, quindi sì, come faccio? Fai una breve intervista, dai. Io? Sì, dai, dai. Allora, da quant'è che canti, Claudia? Dagli il microfono a lei. Ok. Questi sono 10 anni. Cavolo. 10 anni di canto, sì. Ho iniziato tramite la mia scuola, frequentavo
e il Golgi grafico pubblicitario. Ho iniziato con il laboratorio di musical e da lì è partito tutto. Ho fatto dei musical e così poi sono arrivata a studiare canto e a fare concorsi in giro per la provincia, insomma. No, non so prego cosa dire. È andata anche al karaoke. Come? È andata anche al karaoke. Fa anche il karaoke? Sì, sono andata a karaoke a Italia 1 con Pintus. Davvero? Sì, è stata un'esperienza bellissima. Durato molto, molto freddo, però... Perché Pintus quando inizia a parlare poi non lo ferma più nessuno. Con lei sì. Devi parlare un po'. Sì, quello come sì, è? Però era, cioè, Pintus proprio così, naturale, cioè, come lo vedete in televisione, così anche nella realtà. Quindi non è tutto finto? No, no, assolutamente, lui è proprio così, è la sua natura, fare lo stupido così, esatto. Ce l'ha tutte pronte, tra l'altro. Sì, sì, proprio lì così. Bene, bravi, bravi, bravi. No, sei tu che devi accompagnare la signorina. Ah, ti devo accompagnare a sedere, vero? Sì. Guarda, tiro dietro anche la sedia se devo. E poi prendi le gelatin, glielo passi a Ricotta e sentiamo Ricotta cosa fa l'ultimo dell'anno. Allora, l'ultimo dell'anno penso che andrò con Anthony. Eh? Andrò con Anthony a quella festa. Ah, quella famosa prima, festa famosa che non festa si può nominare. Non si può nominare. E basta. Fantastico. È un'anonima sequestri praticamente. Li chiudono dentro il 31, poi non si sa se li apriranno l'1, giusto? Potrebbe essere. Dai. Mica questo qui quando vede le gelatin delle gelatin capisci più niente. No, volevo solamente avvicinarglielo per quello che teneva qui. Ah no, giusto, giusto. Anche perché bisogna ricordare che Giovanni, essendo tutti i giorni su Rai 2, nelle pubblicenne. Sì, nel pubblicenne due. Ormai sei avvezzo con le gelatin, con microfoni. Vabbè, e... li abbiamo accanto solamente se interpella qualcuno, ma capita raramente. Perché parla sempre la conduttrice? Sì. Ah, vedi? No, vabbè, io ci posso anche parlare con lei, ma solamente negli spazi di pubblicità. Ah, capito. Eh sì. Ecco, allora rimetti il microfono bene a Ricotta che non abbiamo mica ancora finito con... Quindi il 31 abbiamo detto che vai a festeggiare in questo posto indefinito, questo ultimo dell'anno. Sì. E poi? Dopo l'1 e il 2 vedremo... Sarà sempre con Anthony in questi luoghi indefiniti. Sì, no, perché il bar a onda non è 2. No, onda l'1 e il 2. Vediamo. Bene. Siete ancora tutti interi. Sì, siamo. Ce la faremo, ce la farete, io non lo so. Mentre Giovanni abbiamo scoperto prima che non va... All'art. Non vado all'art, non ho mai passato un ultimo dell'anno all'art. Questo è un affronto però, eh. Sì, lo so, quest'anno ho proposto il tavolo, ma mi è stato negato. Cioè, non mi è stato negato in realtà. Il tavolo si poteva fare, ma non è stato, diciamo, accettato nella mia compagnia. E quindi avevamo deciso di andare tutti in montagna ad una festa che organizzano a Coglio. Sai che in montagna poi c'è un po' questo, un po'... Ma a me piace sinceramente l'idea. Sì, no, certo, ci credo che ti piace l'idea. Che... No, c'è un po', come dire, come dite voi in italiano, un po' di assemblamento può succedere. Assemblamento? Sì, assemblamento. Una ressa. Una ressa. Una ressa, una mucchiata. Una mucchiata, ecco. Sì, no, vabbè, ci sono tantissime persone, sono 70 per ora. Ah, però? E speriamo di divertirci. Fra 4 giorni saremo tutti là. Sì. Più appropriato che... è più appropriato. Non ho capito. Una gang. Sì. Bang. No, in realtà siamo, credo, 10 compagnie diverse di amici. Quindi viene fuori una gang bang. Sì, una gang bang. Non so cosa possa succedere quella sera. Mai alai. Intenso, va a vedere. Vasco, dai. No, dico che tra tutti che sudano di qua e di là. Se volete venire mi date i nomi, io vi metto nelle liste. È una cosa culturale, tutto tranquillo. Culturale. Tanto siamo fuori dall'orario protetto. Lì, mi sa che siamo già che fuori. Non è protetto da una vita ormai. Allora, Vasco invece dove vai, caro? Noi andiamo in Svizzera per le nostre compagnie. Non lo so, andiamo la nostra là di chi? Per la mia compagnia. Ma davvero andiamo in Svizzera? Cioè, quindi è sua? Vabbè, dopo ne parliamo. Chi va? No, perché se abbiamo la stessa compagnia io e lui. Ah, e allora è vostra?
Sì, no, però io non sapevo che andavamo in Svizzera. Non lo sapevo neanche. Si sa tutto all'ultimo. Non me l'aveva neanche detto nessuno. Che caldo che ho. Sì, noi diciottenni siamo così. Ah, sì, infatti, anche io sono caloroso. Scusate. Oddio, l'albero di Natale. Grazie. Grazie, Damiano. Niente, andiamo in Svizzera. Andiamo in un locale, visto che la maggior parte di noi è... Ma in Svizzera ci sono un po' dei locali un po', correggimi se sbaglio, un po' osè. Non sbagli. Non sbaglio, andate in quelli. Bisogna fare un po' di... Certo. Io non sapevo niente. No, tu non sai mai niente. Io vado al lago di Lugano. Ah, tu vai al lago a fare il bagno, aspetti la mattina per andare a fare il bagno. Elisa? Io andrò con il mio fidanzato e gli amici a Jesolo. Vedi? Romantico sobrio come te. Voi due. Quindi a te non ti chiedo dove andrai, perché vai dove vai lui, perché mi seguivo gli altri, ma non avevo ancora. Non avevi capito che andavi in Svizzera? No, non ho chiesto ancora a nessuno, non mi hai fregato niente finora. Ah, della location. No, stavo pensando. Tra quattro giorni? Cosa fare? Sì, lo so. Ma sai che si arriva all'ultimo momento, all'ultimo. Beh, all'ultimo dell'anno si arriva all'ultimo. Allora, dobbiamo... Sì, però non puoi fare queste questioni a mezzogiorno la mattina. No, cioè, no. Abbiamo già detto, insomma, troppo, non è che puoi alla mattina a mezzogiorno... Fermi! Fermatelo! Che me lo sogno di notte anche. Allora, passiamo le gelatine al ragazzo là in fondo, perché prima di tutto lo salutiamo. Ciao. Presentati un attimo. Sono Davide. Come? Brescia. Davide. Davide. E sto finendo l'università, sto cercando lavoro e nel frattempo canto e suono e ho scritto una canzone in lingua coreana. Ecco, in lingua coreana, perché in lingua coreana? Perché mi piace molto la Corea, sto studiando il coreano come lingua e spero che mi dia qualche risultato positivo, qualche cosa buona, qualche cosa di buono. E ho scritto questa canzone perché mi piacerebbe portarla in Corea, però non so quando. Beh, non si sa mai, insomma. Allora, andiamo a vedere questo video fatto da Damiano, giusto? Damiano Conchieri. Ah, visto che ho indovinato. Il grande Damiano. Grande Damiano Conchieri. Andiamo a vedere questo video che si intitola... Amore italiano. Amore italiano. Anche se non è la traduzione esatta, vabbè. Vabbè, calcare. Andiamo a vedere. Sarangheyo 당신은
gallina e bul pesce io. Cioè che so molli cadi maraio, maraio. Bene, quindi un applauso, complimenti, complimenti a Damiano. Bravi, bravi, bravi. Allora, detto questo, ragazzi, siamo in conclusione. Purtroppo. Sì. Ecco, saluta. Saluta i tuoi fan che ti stanno scrivendo su Facebook. No, non è vero. che ti scrivono, che... quindi continuate pure a scrivere. Lo trovate su Facebook. Com'è il nome? Vasco Benzanin. Vasco Benzanin, scrivetegli pure qualsiasi tipo di proposta. Lui la vaglia, scrivete, continuate a scrivergli, perché so che già lo state facendo numerosi, quindi continuate. Ecco. Di altre proposte un po' più decenti. No? Sì, cioè, no. C'è anche il tatuaggio qua, ecco, c'è il tatuaggio qua, insomma, è piazzabile sul mercato. Insomma. È piazzabile. Dai, scherziamo, va. Ragazzi, grazie Lisa, andiamo tutti in centro palco, ringraziamo anche voi. Per essere stati con noi, per aver scherzato anche insieme a noi. Anthony, grazie, vieni anche tu. Metti le musiquen, tu hai le gelato. Le gelato, grazie a tutti. Buon anno a tutti. Buon Capodanno. Buon Capodanno, maestro. Sì. Buon anno. Grazie anche a voi. E sicuramente l'anno prossimo, il 2016, sarà uguale, se non peggio, di quest'anno! Auguri! Ci vediamo il 10!